Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi vedremo come modificare qualsiasi modello di PSP, quindi PSP 1000, 2000, 3000, Go e Street, e in modo permanente e sull'ultimissima versione del software. Le cose che ci serviranno sono davvero pochissime. Il primo, un computer. Secondo, la nostra console. Terzo, un cavo USB oppure una micro SD con adattatore per farla diventare memory stick, quindi da utilizzare sia nella nostra PSP e anche a eventualmente di estrarla e inserirla dentro il nostro PC, ovviamente con lo slot per la micro SD apposito oppure con qualche adattatore da micro SD a USB. Allora, prima di tutto scarichiamo il firmware Infinity 2.0. Grazie a Infinity è possibile installare in modo permanente il nostro custom firmware, che poi andremo a vedere più avanti. Con la versione 2.0 si può fare su qualsiasi modello e su qualsiasi custom firmware praticamente. Ma la prima cosa da fare prima di installare Infinity è di aggiornare la console all'ultimo firmware disponibile. Come facciamo a vedere se lo è? Beh, basta andare su impostazioni, sistema e informazioni sul sistema. E così vedremo qual è la versione. Se c'è scritto 6.61 siamo a posto e possiamo procedere con la modifica. Se invece abbiamo una versione inferiore alla 6.61 dobbiamo aggiornare. Come? Molto semplice. Andate in descrizione e andate a recuperare il file per l'aggiornamento. Download ufficiale dal sito della Sony. Voi non avete idea che cosa ho dovuto fare per recuperare quel link, perché non è più indicizzato dai motori di ricerca e quindi ho dovuto cercarlo tipo in un blog dove linkava l'aggiornamento e quindi sono riuscito a recuperarlo. Noi lo scarichiamo, prendiamo il file e-boot e lo mettiamo all'interno della cartella PSP Game Update. Se la cartella Update non è presente, noi la creiamo, e scriviamo Update tutto maiuscolo, ci mettiamo dentro il nostro file e-boot. Poi prendiamo la PSP, la accendiamo, andiamo su Giochi, Memory Stick e avviamo il file di aggiornamento. E da qui è molto semplice, perché basta fare avanti, accetto, avanti, e poi farà tutto da solo, insomma. E così è come aggiornare la PSP all'ultima versione disponibile, senza doversi collegare a internet. Innanzitutto, prima di procedere con la modifica, possiamo anche andare a controllare ora che versione è, giusto per sicurezza. Dovrebbe essere tutto a posto, ma se controlliamo è meglio. Se la versione è la 6.61, possiamo procedere con la modifica. Quindi scarichiamo Infinity e lo mettiamo nella cartella PSP Game Update, quella che abbiamo creato prima. Cosa facciamo? Dobbiamo appunto fare come prima, quindi avviamo Infinity. Come prima cosa ci chiederà di installarlo, noi premiamo X e si installerà e la console si riavvia. Ora, dopo che si sarà riavviata, abbiamo installato Infinity. Però non è tutto, perché ora riapriamo un'altra volta Infinity. Nella schermata che ci verrà presentata, premiamo la freccia che indica verso sinistra e selezioniamo il custom firmware che vogliamo installare. Io ho scelto Pro C, quello che vi consiglio anch'io, perché comunque è quello più reperibile in giro e anche quello, diciamo, più testato, quindi io vi consiglio quello, funziona ovunque. Selezioniamo Pro C e poi usciamo da Infinity. Possiamo procedere con l'installazione del custom firmware vero e proprio, ovvero Pro C. Quindi andate sempre in descrizione e scaricate Pro C nella versione 2, che è l'ultima versione disponibile ad oggi. Aperto il file zip ci verranno presentate due cartelle. La prima è la cartella PSP. Apriamo la cartella PSP e ci sarà la cartella Game. Apriamo la cartella Game e tutto il contenuto presente nella cartella Game lo mettiamo dentro la cartella Game presente nella memory stick della nostra PSP. Così ci buttiamo tutto dentro. Poi torniamo indietro, prendiamo la cartella SE Plugins. La mettiamo nella root della memory stick, non la mettiamo dentro a nessuna cartella, così la lasciamo proprio libera. Ora possiamo riaccendere la PSP, nella lista dei giochi avviamo il file proc update, non vi sbagliate perché ci saranno tre applicazioni diverse, noi avviamo update, seguite la procedura e a un certo punto vi chiederà di installare il custom firmware. Voi premete X per installarlo e poi basta, si riavvierà. E ora, una volta riavviata, avremo la console completamente modificata al 100%. Se volete essere sicuri, vi basta andare nelle impostazioni, sistema, informazioni sul sistema e
Se è andato tutto a buon fine, ci sarà scritto 6.61 Pro C con il simbolo dell'infinito. Questo vuol dire che la nostra console è stata modificata all'ultima versione con Pro C tramite Infinity. E questo permetterà di eseguire il custom firmware a ogni accensione della console e non dovremo stare lì ogni volta ad eseguire il file Pro C recovery. Quindi praticamente non dovremo più fare niente. Se volete potete anche cancellare tutti quanti i file scaricati, non vi serviranno più, a meno che non avete intenzione di disinstallare la modifica. Beh, quindi che dire? Questo era il video, io spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, altrimenti li sai che sapete benissimo dove si trova. Insomma, spero che questa mini guida vi sia piaciuta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!